giudiziaria o di inchieste. Lei che ne pensa? Questo sicuramente verrebbe più facile a tutti farlo se si potesse andare a votare, visto che, come avete detto, ristudio. Giustamente, ormai sono più di 3 mesi che continuiamo a dire che con questa legge elettorale non si può votare, però le mani non ce le stiamo mettendo seriamente, non ce le stanno mettendo Ieri un seriamente. uomo Io saggio sono. come Sabino Cassese mi ha detto che secondo lui si andrà a votare banalmente col consultellum, che non si riuscirà a fare nulla. Ma perché non si vuole fare, non c'è la volontà politica Qualunque di sia la farlo, ragione. perché ci sono una serie di schieramenti politici che vogliono sopravvivere e svivacchiare per arrivare alla fine della legislatura. Io sulla questione dei lotti voglio dire, sono garantista, però ci sono due situazioni diverse. Qui si parla del piano politico, non del piano giudiziario, dell'opportunità politica di una persona di rimanere lì o no. Davanti a una condanna che non è arrivata, ora vedremo se colpevole o non colpevole, stiamo parlando di una persona che comunque potrebbe lasciare quel posto e essere sostituita, non parliamo di un sindaco, non parliamo di una persona comunque che ci riporterebbe a qualunque tipo di elezione e in più stiamo parlando di una persona messa lì non dal voto della gente, Ma il perché noi abbiamo riferimento un al quarto sindaco governo lo non fa eletto da per distinguere la nessuno. posizione di Virginia Raggi da quella di Luca Lotti? No, è che quello che voglio dire al di fuori di Virginia Raggi è il fatto che, perché sulla questione Roma il problema è molto più ampio, abbiamo visto tantissime cose, però quando si va a dire di una persona che è stata eletta con i voti dei cittadini si deve dimettere, è ovvio che il piano è molto più largo e ci può essere anche, capisco di più, la difesa della posizione, ma si tornerebbe a votare, i cittadini hanno votato con il 50, 60, 70%, quello che può essere. Qui parliamo di una persona che può essere sostituita domani mattina e c'è un'opportunità politica, onestamente, che sostituendola il PD lancerebbe un messaggio giusto, ma il PD messaggi giusti non ne vuole lanciare e non ne lancerà mai, soprattutto perché stiamo parlando di una persona vicina a Renzi, per cui c'è la difesa a oltranza di una serie di posizioni che vanno da quella delle Ecco. Boschi, ora vediamo quella di Lotti, da parte di un PD che comunque continua a tenere questa posizione sperando che Renzi vinca Allora, le elezioni Esposito, interne se al suo non le partito, sperando di fosse. andare a votare il più tardi possibile e sperando, perché questo è il PD quello che sta cercando di fare la parte renziana, di rimettere tutti i loro uomini allo stesso posto anche con le prossime elezioni. Allora.